Uno staff di 5 oncologi e 4 ematologi che nel futuro sarà potenziato con altri 2 medici oncologi, per cui è stato indetto il bando di concorso. È l'unità operativa di oncologia di Crema, guidata dal primario Gianluca Tomasello, che comprende sia un reparto di oncologia classico che una struttura semplice di ematologia. L'offerta sanitaria si rivolge pertanto ai pazienti oncologici affetti da neoplasie solide che ai pazienti ematologici ed è in grado di soddisfare ogni tipo di necessità grazie ad un reparto di degenza ordinaria con 12 posti letto, 2 camere sterili e non solo. E in più abbiamo il reparto MAC Day Hospital, quindi per la somministrazione di terapie oncologiche in regime di Day Hospital e di macro attività ambulatoriale complessa. E poi c'è un'ultima parte che è il cosiddetto centro oncologico, che contiene tutti gli ambulatori. Ambulatori non solo dell'oncologia, ma anche dell'ematologia e anche degli altri reparti, reparti che hanno a che fare con pazienti oncologici. Mi riferisco alla Breast Unit, con cui collaboriamo in maniera molto molto efficace e proficua, e anche altri specialisti come i radioterapisti, ginecologi, gli otorini, gli urologi. Presente anche un ambulatorio di consulenza genetica in convenzione con l'Università di Brescia. Riusciamo ad offrire almeno una volta a settimana per i pazienti nostri oncologici un servizio di consulenza genetica. Tale servizio è però aperto anche a pazienti non oncologici in un altro giorno della settimana. Tra i progetti futuri, visti gli enormi progressi nella cura della malattia oncologica, investire in ricerca. Ma nei prossimi mesi cercherò anche di implementare quella della ricerca clinica, cui tengo molto, per cui cercheremo anche di attrarre studi sperimentali, potenziare la collaborazione all'interno delle reti di ricerca nazionali e internazionali.